Signore e signore, abbiamo finalmente il nuovo campione indiscusso dei pesi massimi della nostra epoca, dopo ben 25 anni, ovvero dal 13 novembre 1999, quando si sfidarono Lennox Lewis ed Evander Holyfield. Usyk è riuscito a unificare tutte le cinture ed entra così nella storia, regalando la prima sconfitta in carriera a Tyson Fury. Vittoria per split decision dopo un match molto combattuto e con dei bei colpi di scena, ma non c'è dubbio che tutti noi appassionati abbiamo visto veramente un gran match. Come al solito a Riyadh c'era il pubblico delle grandi occasioni, si è visto Vladimir Klitschko, Anthony Joshua, Ryan Garcia e l'immancabile Cristiano Ronaldo che questa volta per sua fortuna si è trovato accanto un sobrio Joshua e non un McGregor bello cotto che lo riempie di parole per tutto il tempo. E aperta parentesi, meno male che non c'era Conor perché spero si stia preparando bene per il suo prossimo match del 29 giugno. Comunque, entrambi i pugili sono arrivati a questo incontro da imbattuti. La posta in palio era altissima, ma tutti e due avevano anche molto da perdere. Prima dell'incontro sinceramente pensavo, ok, è Usyk che deve fare questo match, perché in qualche modo deve trovare la strada per mettersi alla giusta distanza e arrivare vicino a Fury, che dal canto suo poteva giocarsela bene usando le sue lunghe leve ed evitare lo scontro ravvicinato. Nel face-off sul ring, pochi attimi prima dell'inizio di tutto, Fury ha provato per l'ultima volta a provocare Usyk, che invece era a dir poco glaciale. Mi ha quasi ricordato Mike Tyson prima del match contro Peter McNeely con lo sguardo fisso sul suo avversario. Roba da pelle d'oca, ragazzi. I primi round comunque sono stati a favore di Usyk, che ha trovato spesso il modo di entrare, prima al corpo e poi sopra con dei bei ganci sinistri che si sono fatti sentire sin da subito. Con il passare delle riprese però Fury ha capito che i suoi montanti potevano essere la tattica giusta per scoraggiare Usyk e devo dire che è riuscito a metterne a segno diversi, riportando il match a suo favore. Usyk non si scoraggia e dopo un paio di round persi fa vedere di essere ancora presente e tra i due iniziano le fasi di scambi pesanti. Incontro comunque molto combattuto fino a questo punto, con momenti interessanti per entrambe le parti. Ma la storia di questo match è cambiata alla fine del nono round, quando Usyk mette a segno una serie di combinazioni che scuotono pesantemente il suo avversario. Fury non sapeva neanche dove era in quel momento e è stato sbattuto da una parte all'altra del ring riuscendo non si sa come a rimanere in piedi fino all'impossibile per poi cadere ed essere conteggiato dall'arbitro, salvato decisamente dalla campana. Devo dire che questo è stato uno di quegli attimi incredibili che ti fanno alzare dal divano e sono proprio queste le emozioni per cui noi appassionati restiamo svegli la notte e a volte non usciamo il sabato sera, ma chi non segue questi sport non potrà mai capirlo. Ritornando al match, comunque, nella decima ripresa, Fury riesce a sopravvivere e a recuperare un po' di fiato, rimettendosi in carreggiata per gli ultimi due round, che sono stati anche questi combattutissimi, con entrambi i pugili che cercavano di mettere a segno più punti possibile. Fury prova ancora a fare qualche giochetto psicologico, ma l'avversario che aveva davanti stanotte sembrava davvero impenetrabile. A fine match i giudici hanno dato la vittoria a Usyk, che scarica tutta la tensione accumulata in questi mesi scoppiando in lacrime. Fury si complimenta con lui, ma dice che pensava di aver vinto e che, siccome il popolo di Usyk si trova coinvolto in un conflitto, le persone sono dalla sua parte. Poi se ne esce con una roba tipo Happy New Year, che boh, non ho capito bene, spero solo per lui che non sia stato confuso per via dei cazzottoni che si è preso da Usyk. Nel contratto firmato comunque era già prevista una clausola per il rematch, che se non ho capito male dovrebbe essere ad ottobre di quest'anno. Questa però è stata la notte di Usyk, che ha scritto una pagina della storia del pugilato caricandosi sulle spalle tutto l'orgoglio della nazione che rappresenta.
Bravissimo Usyk, ma sinceramente complimenti a tutte e due, perché questo match ci ha fatto davvero divertire. E voi che mi dite, vi è piaciuto? Vi aspettavate una vittoria come questa da parte di Usyk?